Professor Pasquale Giunta, un anniversario importante non solo per la istituzione scuola, ma per certi versi un po' anche la città, la comunità, il programma didattico culturale del comprensorio. Qui si sono formate flotte, intere generazioni di giovani, qui hanno insegnato insigni accademici, persone che poi hanno portato il nome di Formia fuori i confini della città. Sì, io questa cosa l'ho già detta e sono fiero e orgoglioso di poter, così per un pure accidente biografico, insomma io sono prossimo alla pensione, insomma diciamo la mia dirigenza è coincisa con il 90° del liceo classico, per me è importante questa data, forse è la data più importante finora della storia della vita di questa scuola, fin dal suo esordio, dal 6 novembre 1927. Come ho già detto, una data ancora più importante sarà il centenario. Cosa abbiamo voluto fare con questo? Ricordare e ricapitolare la storia di questa città, di questa scuola all'interno di questa città, che è stata una storia importante, rilevante, perché ha formato generazioni di professionisti, i quali hanno portato il nome di Formia e del liceo classico in giro per il mondo. Insomma, la galleria, seppur come dire, sintetica, di 11 personaggi che abbiamo esposto qui in questo corridoio, il corridoio dell'Aula Magna dedicato a Pietro e Prato, sta lì a dimostrare che ci sono stati personaggi dei più vari, dei più eterogenei, da scienziati, storici, letterati, artisti, campioni dello sport. Insomma, questa scuola, questa piccola scuola di provincia, come dire, il XVI è stato veramente un paradigma di quello che è l'eccellenza italiana e l'eccellenza che naturalmente ha le sue radici nella formazione classica. Io a questa cosa credo profondamente, ci credo come dirigente ma anche come ex studente, mi sento orgoglioso di aver studiato, di aver trascorso 5 anni della mia adolescenza in questa scuola con professori peraltro che andremo pure a ricordare nei prossimi giorni, il primo fra tutti il professor Luigi Stammati, che avrebbe fatto proprio in questi giorni 101 anni. Qui molte come diceva lei, molti giovani si sono formati, per cui anche il sottoscritto. Io penso che il più grosso insegnamento di questa scuola è quello di soprattutto saper rendere l'uomo al centro di una vocazione quotidiana. Eh sì, è un po' quello che è scritto già nella parola stessa, humanities, come le chiamano gli inglesi, cioè umanesimo, degli studi umanistici. Io ricordo che però quando si parla di studi umanistici non vanno inteso soltanto nel senso, come dire, letterari, di studi classici e esclusivamente letterari. Ricordo sempre che sulla scuola di Platone era scritto: non entri chi non sa di geometria, nel senso che era già, come dire, un patrimonio di conoscenza degli stessi antichi filosofi della Grecia, il fatto che non ci fosse differenza tra scienze e letteratura, tra umanesimo e tecnologia. E quindi questo, insomma, in qualche modo il liceo classico, come è stato già detto anche nella conferenza stampa che abbiamo fatto poc'anzi con Ambrogio Sparagna, Maurizio Stammati e il sindaco lo ha sottolineato, il classico dà un rigore, dà una disciplina, che è qualcosa che, come dire, una sorta di meta competenza, una competenza che attraversa tutte le altre competenze e le altre discipline. Professor Giunta, mi sembra di capire che lei sia vicino alla pensione, ma mi sembra che questo compleanno non sia un traguardo, ma sia una sorta anche di trampolino di lancio per il futuro. No, io me lo auguro per il liceo, insomma. Questo liceo mantiene la sua originaria identità di liceo classico in una temperie in cui invece altri licei accettano e accolgono quelle che io chiamo contaminazioni, ibridazioni, con ad esempio cioè licei classici che si trasformano pian piano con l'inserimento di nuove sperimentazioni in licei linguistici, insomma. Invece questo è uno dei pochi licei classici italiani, e questo è veramente un orgoglio, che mantiene la sua originaria identità di studi classici. Noi abbiamo introdotto soltanto un potenziamento di matematica, un potenziamento di inglese, vale a dire un'ora in più di matematica, un'ora in più di inglese con insegnante madrelingua, ma non abbiamo, come dire, sovvertito quello che è l'identità antica di questo liceo, e abbiamo ancora, manteniamo 5 sezioni, che non è da poco. Insomma, io so dei licei, per esempio i licei a Firenze, i licei a Parma, i licei anche nelle grandi città, lo stesso Tasso, lo stesso Mamiani, che hanno ormai tra le loro sezioni non soltanto il liceo classico ma anche altre sezioni di liceo linguistico, liceo umanistico e così via. Questo liceo è un liceo di studi classici, di vecchio ordinamento, e di questo siamo orgogliosi e fieri. Io mi auguro
che questa cosa continui almeno fino a, come dire, a festeggiare il centenario di questa scuola con la stessa identità rinnovata e forte, ma con le sue radici nel passato e il suo sguardo verso il futuro. L'immagine che ci portiamo dentro è quella di un Giano Bifronte, questo è quello che mi pare ci rappresenti simbolicamente in maniera perfetta. Grazie.